poi sacerdote di Cartina, con Davide che ha lasciato tutte le cose in ordine, con Gigi che sta applicandosi con tutta la vivacità della sua persona e della sua pastorale, e poi noi tre, con Peppino Bertoglio, con Angelo Zanardi e il sottoscritto. È bello Cartignana, guardate da questo punto di vista e guardate da ogni punto di vista. Facciamo un applauso anche a Cartignana. Sei grande
Signore immensamente caro. E quando ci avviciniamo all'uomo fratello, e all'uomo fratello ci avviciniamo che abbia quello che si compete. Si compete, compete la vita, si compete il lavoro, la famiglia. Ecco, lavorare per l'uomo come Dio secondo Dio. Ma l'uomo non manca solo di avere quello che ci si deve. All'uomo può mancare la coscienza di sé, il suo essere. Sì, un uomo, un'umanità vera, un'umanità viva, un'umanità fedele. Sì, così? Sì, così. Non serve, non servire, ma nemmeno strapotente o prepotente. Davvero, un uomo. Sì, un uomo. E fare cose da uomo. Avere quello che compete a lui come uomo. Aiutarlo ad essere un uomo, quello che sta in piedi, quello che ha la schiena dritta. E poi a fare veramente le opere dell'uomo, che sono le opere secondo l'onestà, secondo la giustizia, secondo l'amore. Fratello, la carità verso il fratello, l'opera di Dio nei fratelli vuol proprio arrivare a questo, a dare all'uomo quello che ci si deve, ad aiutarlo a scoprire e a vivere se stesso e a compiere nella sua vita e con la sua vita quell'opera della storia del mondo che davvero rendano godibili la storia e il mondo. Fratelli, e tutto questo come non farlo con gioia? Se avessimo potuto proclamare il Vangelo in questa domenica, ci si presenta un Dio che, facendo le nozze di suo figlio, prepara una grande festa. E viene da pensare che il nostro Dio, oltre che il Dio della gioia, sia il Dio il migliore organizzatore di feste. Perché? Perché? Gli ritorna un figlio, il prodigo, e fa festa. Ritrova una pecorella, una pareta, e fa festa. C'è un peccatore in terra che si converte e lui coinvolge tutto il cielo a far festa. Il Dio della festa, della gioia nostra. Com'è bello guardarlo così. Com'è incoraggiante accostarlo così il Signore, sempre, soprattutto oggi. E se domandiamo al Signore, Signore, io voglio vivere, cosa devo fare? Osserva i comandamenti. Ama Dio, un Dio così, ama il prossimo. E chi è il prossimo? Risponderebbe con la parola della Santa. Il tuo prossimo è colui che è aggredito dalle vicende della vita, dalle ingiustizie, dagli sfruttamenti, dai sciocrosi. Ma il prossimo sia anche tu che ti fermi davanti a questa umanità della vita, che ti chiedi, che la raccogli sulle braccia, che te la metti sul cuore e la fai guarire. Ecco il prossimo. Chiedi il prossimo. Ritorno alla mia piccola vita, ritorno alla mia fragile esperienza umana, ritorno a Carpignano, ritorno alla mia famiglia, ritorno a mia nonna che mi diceva sempre, sintetizzando tutta la sua saggezza cristiana e tutta la sua passione di carità, la non permessa che diceva, ricordati Dio, ricordati che le buche vieni tutte su lei, che le buche
capite? Questi devono mangiare tutti e tutte. Ecco il nostro. Ecco la nostra fede, il nostro progetto, la nostra vita. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.